Una serata dedicata alle problematiche di San Leone con la speranza di un futuro migliore, quella che è stata organizzata ieri dall'omonimo comitato. All'interno della chiesa della località balneare agrigentina, il presidente del comitato, Fabrizio Lagaipa, ha riunito i sanleonini per discutere sulle problematiche che affliggono durante l'anno, soprattutto in estate, la cittadina balneare. Una riunione avente l'obiettivo di sottolineare sin da adesso le specifiche problematiche per evitare che si arrivi ad un'ennesima stagione estiva che crei disagi sia ai residenti che ai turisti, con tutte le conseguenze sia economiche che sociali che ne derivano. Bisogna cominciare adesso a ragionare per la soluzione dei problemi in vista della prossima estate, non possiamo cominciare a ragionare a luglio pensando di risolvere qualcosa, bisogna cominciare all'inizio dell'autunno per sperare di migliorare le cose entro l'estate. Noi l'appello che facciamo è ai cittadini ad starci vicino, a darci forza, a darci le idee soprattutto per trovare le soluzioni che noi porteremo alla politica, che ha un ruolo ben preciso, che è quello di interessarsi del territorio e di gestirlo. La vivibilità non esiste e quindi ci sono delle cose da migliorare, da aggiustare, sicuramente da portare alle autorità competenti perché risolvano, portano delle soluzioni ai problemi della città. Per esempio la spazzatura, per esempio l'acqua, per esempio la fognatura, per esempio i ratti, per esempio le zone incolte, terreni incolti, per esempio i cani, la lista è lunghissima. Dunque un chiaro segnale di aiuto agli organi competenti affinché una volta per tutte si possa arrivare alla soluzione dei problemi che affliggono San Leone, restituendo l'immagine che la località balneare merita.